già fatto oltre 50 appuntamenti, 50 focus, grazie alla partecipazione di decine di esponenti di realtà associative e di altro che operano sul territorio e quindi attraverso i loro racconti, lo storytelling, abbiamo però voluto fare un quadro della situazione delle periferie ed anche provare a dare delle risposte che guardino nella complessità il territorio delle periferie. Perché sicuramente in periferia ci sono tante realtà positive che affiancano anche una serie di realtà negative, però queste realtà positive nessuno le conosce nella loro completezza, nel senso quante sono. Diciamo che insomma ci ritroviamo dopo una stagione appena finita, ricominciamo e ricominciamo un po' dove ci siamo lasciati, verrebbe da dire. La scorsa stagione mi ricordo puntate abbastanza importanti, ad esempio quando il teatro Scala della Vita si è ritrovato senza poter più entrare nei propri locali perché le chiavi erano state cambiate la toppa, perché insomma la provincia diceva basta, adesso dobbiamo vedere cosa fare. In realtà, ahimè, sta succedendo anche ad altre realtà. Ma diciamo che la notizia di oggi, sul Corriere della Sera, nelle lettere a schiavi, Antonio Iosa, che è lo storico presidente della, direi, altrettanto storica, Fondazione Perini, più conosciuto, diciamo, come Circolo Perini di Quarto Giaro, Antonio Iosa lamenta che il Comune di Milano gli abbia mandato una sorta di lettera di sfratto. Perché la logica del comune è quella di vedere di valorizzare al meglio le proprietà comunali e quindi diciamo, cercare di liberarle dalle presenze che ci sono, vedere se si riescono a trarre delle utilità maggiori e poi vedere come va a finire. E qui si apre un grande dibattito già su cosa vuol dire valorizzare, perché se parliamo solo, di valore dell'immobile è un conto, ma se parliamo ad esempio di valore sociale che ha un luogo come quello della Fondazione Perini, insomma, lì c'è da capire se è meglio sistemare l'immobile e venderlo oppure lasciare com'è, ma lasciare che la Fondazione Perini faccia il suo mestiere in un quartiere importante come quello di Quarto Giaro. Ma diciamo che, come abbiamo cercato di spiegare più volte, noi possiamo guardare alla città in che modo? Dal centro, come normalmente si fa, l'impostazione questa è centrocentrica, oppure possiamo guardarla dalle periferie. Per quanto riguarda il valorizzare, oggi, la logica quando si parla di valorizzare è traiamone soldi. Io ho una cosa, la valorizzo perché cerco di recuperare soldi, che non è complessivamente sbagliato come ottica. Nel momento in cui però io do come priorità, per esempio come amministrazione comunale, alle periferie, io devo guardare alle periferie e quindi dire, bene, siccome sto cercando di fare come amministrazione tutta una serie di iniziative che valorizzino le presenze sociali sul territorio, invitano i cittadini alla partecipazione, io devo cercare di favorire questa partecipazione. A maggior ragione, diciamo noi, se i beni comunali, che poi siano in gestione di metropolitana milanese o altri, noi ne abbiamo tantissimi di sfitti. E quindi approcciare la logica in maniera ugualitaria vuol dire che trattare i diversi in maniera uguale poi va a finire che si creano delle difficoltà in chi cerca di fare qualcosa nei territori della periferia. Questo qui è il dato di fondo. Dopodiché noi possiamo vedere anche quali sono le realtà presenti nel territorio, perché nel territorio, per esempio, se rimaniamo ai temi culturali, tra teatri, associazioni, centri culturali, ma anche biblioteche, ma in Sono questo luoghi di caso cultura. luoghi di cultura, noi ne abbiamo circa 300. Purtroppo la difficoltà, come abbiamo visto anche in una scorsa puntata con il Teatro della Vita, paradossalmente, la difficoltà maggiore ce le hanno quelle realtà culturali, ma non sono, che hanno rapporti con l'amministrazione comunale. Perché
Per cui se sono in propria proprietà si gestiscono loro o da altri, ma quando hanno il rapporto con l'amministrazione comunale proprio c'è una dicotomia da questo punto di vista. Cioè da una parte si dice valorizziamo ciò che c'è sul territorio perché è utile al territorio, però dopo c'è un approccio burocratico che guarda le cose da lontano, da distante, senza entrare nei meriti della questione. Vedevo in questo momento la mappa, quella che avete appunto stilato come Consulta Periferie Milano, di tutti quei luoghi di cultura appunto di cui parlavi, che sono fuori dal centro di Milano, scusate. Il lavoro che... un gran lavoro e soprattutto un lavoro dove avete scoperto tantissime gioielli, mi verrebbe anche da dire, perché poi spesso parliamo anche di luoghi importanti che fanno molto sul territorio. Ma questo è indubbio, ma lo si vede, adesso c'è per esempio, è ritornato in auge, un discorso sul cavallo di Leonardo. Infatti prima di passare al cavallo di Leonardo, dicevo che appunto mi ha detto ci rivediamo e ripartiamo dove ci siamo lasciati. Non siamo gli unici a pensarla così, perché vedevo adesso il numero di Vivere Milano di settembre che dice proprio periferie anno zero e prima riga dice non si può dire che non si parli mai di periferie, ma si riparte sempre da capo. E nella stessa pagina in fondo poi troviamo anche il cavallo di Leonardo, appunto. Allora, cioè, periferia anno zero, non si parla di periferie. Fin troppo verrebbe da dire a volte. Il tema però è che c'è sempre quasi, si legge una dicotomia, no? Proprio una divaricazione. Uno dei temi di questa estate è il cosiddetto decreto mille proroghe. Sì. All'interno del mille proroghe, per tutta una serie di motivazioni che adesso su cui non stiamo ad entrare, c'era un passaggio che riguardava il piano periferie e i fondi del piano periferie che sono stati stanziati dal governo 2 miliardi e 100 milioni, ci sono stati 120 risposte a questo bando da parte appunto di comuni, città metropolitane, province. Il tema è che per tutta una serie di motivazioni che riguardano alcuni ricorsi, sentenze della Cassazione, sta di fatto che portano a uno slittamento dal 2018 al 2020 di questi fondi, una serie di questi fondi, 96 progetti su 120 presentati ed accolti, tra cui anche ci sono 18 milioni del quartiere Adriano. 18 milioni del quartiere Adriano che in un bilancio di 3.100 milioni del comune di Milano sono uno zero virgola, possiamo dire. Certamente fanno la differenza per gli abitanti del quartiere Adriano, perché dovendo sistemare la scuola, il tram e altre cose si ritrovano senza fondi e quindi la preoccupazione, ma dove stanno? Rispetto a questo decreto mille proroghe che al Senato era stato votato pressoché all'unanimità, no? Tutti quanti i livelli amministrativi territoriali, sindaci, presidenti di provincia, si sono lamentati con anche l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, hanno elevato una protesta forte. Ma allora, se il Parlamento si occupa di periferie, se i comuni si occupano di periferie, come mai uno va a votare una cosa creando le proteste di tutti gli altri? Tra virgolette, ma non ci si parla? Perché questo è uno dei temi grossi. No? Cioè, tutti intervengono sul tema periferie nelle modalità più disparate. D'altra parte, come abbiamo più volte ripetuto, teniamo a ridirlo, perché questo non è un elemento di pluralismo, ma rischia di essere un pochettino di confusione poi alla fine. Il MIT di Boston ha conteggiato oltre 200 accezioni, utilizzo le accezioni del termine periferie. È chiaro che allora uno ci mette dentro di tutto e può pensare a periferie quello che vuole. Allora, questo va bene, ma nel momento in cui parliamo di città, periferie hanno, facile, e in particolare di amministrazione, le periferie hanno una certa caratterizzazione e in particolare anche il libro bianco della Commissione Europea del 2000 diceva che di periferie ce ne sono tantissime, sono una diversa dall'altra, hanno però un denominatore comune, e cioè quello di non avere una governance, un centro amministrativo. Per quanto riguarda Milano,
qui magari ritorneremo più tardi, sì. Però Milano è partita da 9 km quadrati del centro storico, poi si è allargata con i Corpi Santi e poi nel 1923 ha annesso, no, una dozzina di comuni che sono, diciamo così, dal punto di vista geografico le attuali periferie, ma non sono solamente dal punto di vista geografico le attuali periferie. Perché? Perché questi comuni avevano, parliamo dell'organizzazione dell'amministrazione comunale, avevano i loro municipi, no? I loro comuni, la loro sede municipale, c'era il comune di Baggio, c'era il comune di Lambrate, c'era il comune di Niguarda. Questi enti amministrativi sono stati tolti e sono stati ricondotti al centro a Palazzo Marino, quindi quello che è il contributo e l'apporto dell'organizzazione amministrativa che prima era vicino al territorio se ne è stata tolta, è stata centrata a Palazzo Marino e da Palazzo Marino si è continuato a guardare come si guardava quando la città era grande 9 km quadrati, solamente che nel 1923 è diventata di 182 km quadrati. Come dire, non si vede l'orizzonte. Chiamiamole come vogliamo, chiamiamole periferie, chiamiamole la città intorno, chiamiamole i quartieri decentrati, chiamiamolo quello che si vuole, però la realtà è quella lì e non modifica. Periferia no zero, tra virgolette sì, perché interventi sulle periferie se ne fanno, sui quartieri di periferia, però il problema è che non c'è un quadro d'assieme. Come sempre la regia è quella che manca. E quindi il grido di dolore che si leva dal circolo Perini a Quartogiaro, diciamo che è esattamente la rappresentazione di un modo di vedere le cose, no? Perché... Poi uniamo un altro elemento, cioè il tema è proprio quello che la città ha numerosissimi spazi vuoti. C'è una ciclica informazione ricorrente ogni anno sugli studenti fuori sede che vengono a studiare a Milano. A Milano vengono circa 60.000 studenti fuori sede, anche quest'anno i dati che sono stati riportati a seguito di indagine degli addetti ai lavori dicono che il costo di un posto letto aumenta sempre di più in una stanza, siamo attorno ai 500 euro al mese. Di converso c'è da dire che a Milano, secondo l'Agenzia delle Entrate, noi abbiamo circa 67.000 appartamenti vuoti. Sono pochi. Allora, è chiara la contraddizione. Allora, noi dobbiamo passare da un approccio sociologico-politologico di osservazione di quello che accade a un criterio e una modalità di agire che è politico-amministrativa, cioè politico perché io guardo alla polis, alla città nel suo complesso e vedo di trovare anche quelle soluzioni e quindi di aggiornare anche quelle regole che mi consentono l'utilizzo di questi 67.000 appartamenti, di cui 7.000 sono di proprietà pubblica. Che anche lì poi qualche piccolo progetto è stato fatto, qualche esperimento è stato fatto, però tutto lasciato andare. Ma perché? Quindi vuol dire che si può fare qualcosa, si possono trovare soluzioni. Allora, noi abbiamo focalizzato come Consulta Periferie Milano e non solo una proposta sull'abitare popolare periferico, in particolare su tutte quelle centinaia di appartamenti di proprietà di comune di Aller, soprattutto e di Aller. Non pensate che centinaia sia poco, ma comunque centinaia sono il problema di 500 studenti fuori sede. Cioè. Sono 500 appartamenti. No? Cosiddetti monolocali che sono attorno ai 25 metri quadri, troppo piccoli per entrare nelle varie graduatorie, perché le famiglie non possono stare in 25 metri quadri e che rimangono lì nel limbo, quando noi abbiamo appunto 60.000 studenti fuori sede tra gli altri che invece chiedono questo tipo di città, questo di ospitalità nella città e possibilmente non a 500 euro a stanza e a posto a letto.
Allora, torniamo a posto letto, attenzione, sembra di un monolocale a 500 euro che sarebbe già una cosa, passiamo di un letto. Di un appartamento, una stanza, un divino, letto. Qui magari da condividere poi con se altri poi condividi 4 o 5. Stanza, in due letti è un altro tipo di discorso. Comunque i livelli sono questi, come si vede, bene, molto costosi. Ma anche qui proviamo a ragionare nei termini che, come noi diciamo, dalle periferie. Proviamo a guardare dalle periferie. Lo stesso, noi abbiamo una popolazione studentesca di 200.000 studenti universitari. Abbiamo tra quelli più grossi, gli atenei più grossi che possono essere il Politecnico, la Statale, la Bocconi e quant'altro, la Cattolica, lo IULM, quelli più noti, ma poi abbiamo tantissime altre realtà universitarie, pensiamo anche alle Accademie delle Belle Arti, non c'è solamente Brera, c'è la nuova Accademia delle Belle Arti, lo IED, abbiamo anche l'Accademia delle Belle Arti di Cuneo, che è arrivata recentemente, quindi piccole realtà, tante anche piccole... ma poi abbiamo per esempio anche il Conservatorio di Milano, no? Poi abbiamo anche degli enti ospedalieri, no? E San Raffaele. Allora, abbiamo una quindicina di realtà universitarie, 200.000 studenti, la logica è: cosa fa Milano per gli studenti? Oppure proviamo a ribaltarla, ma questi 200.000 studenti che vengono a Milano, In una società come quella italiana che tende, e anche alla città di Milano, a invecchiare, ma che tipo di apporto possono dare? Allora, se questi 500 appartamenti delle case popolari, no? E come dicevi prima, una sperimentazione c'è stata, no? Nei quartieri di Guarda, Patro Centenario, in via del Turchino, per 24 appartamenti. Chiaro che 24 appartamenti è stata promossa dal Comune di Milano. Confrontati con 500 appartamenti, vediamo che sono proprio un progetto. Vedere in maniera complessiva le cose, perché il tema è la semplificazione, che rischia di essere anche un po' semplicistica, e vedere le cose nel loro complesso, in maniera tale che si possono fare delle articolazioni e anche risolvere i problemi, perché purtroppo i problemi non si riescono a risolvere con una iniziativa, ci vuole una serie integrata di contributi. Allora, io da una parte ho una criticità: 60.000 studenti fuori sede che vengono mi creano un problema come città, dove li metto? Ma allo stesso tempo, siccome io ho i cosiddetti vuoti, noi abbiamo tantissimi vuoti, 7.000 appartamenti vuoti, abbiamo 1.000 negozi o luoghi artigianali vuoti che potrebbero essere utilizzati con realtà che chiedono spazi. E dove sono questi luoghi generalmente di proprietà pubblica? Sono nelle periferie. E quindi portare 100 ragazzi in un quartiere, perché abbiamo 50 monolocali lì, che magari suonano, che magari fanno gli artisti, un vuoto... che magari fanno scienze sociali. Viene a dire, riempie un vuoto non solo abitativo. Riempi un vuoto, ma dai un contributo a un vuoto, come appunto hanno fatto con questi 24 appartamenti, che ce li siamo un po' persi di vista. Allora, un conto è fare i progetti. A Milano fare i progetti siamo bravissimi, non siamo secondi a nessuno. Siamo bravissimi, infatti, in quello siamo sempre. Le cosiddette eccellenze ci sono. Il problema invece è intervenire sui processi organizzativi. Cioè, se io ho una cosa buona, che valuto buona, questa qui, come faccio a ripeterla? Ma non fra 100 anni, a ripeterla in tutta la città, se ho visto che è positivo questo, questi 24 appartamenti, se ho visto che sono una iniziativa positiva, come faccio a applicarla agli altri 500 appartamenti che ci sono? Ecco, questo qui è un po' il criterio. Allora, è lo stesso criterio per cui il teatro, tanto per tornare alla notizia della Fondazione Perini, dove invece di andare e mandare una canonica lettera, no? Uno prende e dice: ma quella realtà lì che cosa sta facendo? Che contributo sta dando a Quarto Giaro? E io a Quarto Giaro, per esempio, quanti luoghi vuoti ho? Gli assessori sono sempre in giro, gli assessori, fare un passaggio di lì non gli costava tanto effettivamente, assessori, allora, fare l'assessore a Milano, cioè che pur una metropoli piccola ma sufficientemente grande, vedo alcuni assessori che si tirano il collo, perché è un'organizzazione che si è affidata all'assessorato alla partita per tutta Milano, ma non ce la fa fisicamente. Gli amministratori più avveduti hanno detto: guardate, noi nel fare le cose riusciamo a arrivare, se va bene, alla cerchia della circonvallazione,
dove, stando alla codificazione dell'Agenzia delle Entrate, la cerchia della circonvallazione 90-91 che va fuori è indicato come periferie. Okay. Ci hanno indicato quattro periferie: nord, sud, est, ovest. No? Ecco, allora lì non si arriva. Allora lì chi deve arrivare? Devono arrivare esattamente i municipi, ricordiamo prima, tutte le periferie avevano comuni una volta, fino al 1923. Bene, è stato tolto questo centro amministrativo che governava in maniera complessiva un certo territorio. Poi si capì subito che in realtà bisognava ridarlo, perché sulla carta poi nacquero le zone, no? Allora, è stato un percorso lungo. Il settore c'era comunque, bisogna forse ridare... E noi nel 1969, partoriti nel 68, abbiamo avuto l'introduzione di 20 consigli di zona. Questi 20 consigli di zona, la loro storia qual è stata? È di essere state delle incompiute, perché sono stati fatti anche dei regolamenti piuttosto interessanti che appunto riportavano, non trasferivano, riconsegnavano ai territori la loro capacità amministrativa. Regolamento 1977. Il regolamento del 1977 è rimasto lettera morta nella sua applicazione per 20 anni. Sarà la forza della burocrazia, sarà l'inerzia. Possiamo entrare nel merito, e forse bisogna entrare anche nel merito del perché. Perché se non si capisce questa cosa qui, cioè dei processi come vanno, è come la storia dei ponti drammatica in Italia in questo periodo, e non solamente a Genova ma anche sulla Seveso Meda, tanto per intenderci. Cioè, quando parliamo di progetti e di processi organizzativi, a che cosa ci riferiamo? Che un conto è costruire un ponte, allora uno fa un bel ponte, è lì pronto. Però è di tutta evidenza che se noi non ci mettiamo anche un corollario che tiene conto dei processi amministrativi nel tempo, come funzionano, chi controlla, quali sono cosa gli elementi che aiutano, cosa... chi ci passa oggi, chi ci passa domani, cioè un guardare bene al territorio, ci troviamo come Genova, dove una cosa veramente fuori dal mondo, no? Che crolli un ponte, ma cioè poi di quel genere lì, no? Già quando crolla un ponte è già un problema. Una cosa del genere sarebbe inconcepibile. Ma lì è stato proprio macroscopico. Allora, se questa macroscopicità non ci, diciamo così, spinge a rivedere come stiamo vedendo le cose, e proprio nel dettaglio, per quello che noi abbiamo fatto nel nostro piccolo, però una mappatura in maniera tale che uno possa vedere anche graficamente quanti centri culturali hai, sono lì. Ricordiamo non parlare di cultura. Ricordiamo che queste mappe sono presenti sul vostro sito internet. Periferiemilano.com. Ce ne sono un po' sui luoghi culturali. Diciamo che ciascuno può vedere per la propria zona, escluso la 1 perché noi non ci occupiamo del centro. Non ce ne vogliate. Può vedere in zona 8 che cosa c'è. Come abbiamo costruito queste mappe? Queste mappe sono generalmente piuttosto attendibili perché sono frutto di lavori, e quindi noi abbiamo fatto una mappa dei teatri perché abbiamo fatto un lavoro con i teatri, perché riteniamo che i teatri, al di là della loro valenza artistica, della possibilità di espressione, ma siano un valore aggiunto per il territorio periferico. Ne abbiamo parlato qui, in particolare con il Teatro Ringhiera, quando per motivi vari ha dovuto, dopo 10 anni, abbandonare il proprio teatro. E abbandonare il proprio quartiere. Il quartiere, quindi anche la piazza che prima era degradata, poi è stata invece bonificata, è diventato un luogo d'incontro. Tanto ricordiamo di diventare anche simbolo del seminario che ci fu a Roma sulle periferie, che ha preso proprio quella piazza a simbolo, cioè questa cosa a simbolo nata dell'assurdità. Peccato che è finita la piazza. Guarda, stiamo consumando tutto il nostro tempo oggi, siamo già in ritardo, però vorrei chiudere ricordando cosa Consulta Periferia Milano sta facendo, appunto, un po' anche per educare sulle periferie, mi verrebbe da dire. Ma diciamo più che per educare, per rendere consapevoli. Perfetto. No? E appunto abbiamo imbastito questo percorso di A Scuola di Periferie. A Scuola di Periferie, dove sono proprio lezioni. Lezioni, oggi c'è, diciamo, un'interessante iniziativa promossa, lanciata da Confcommercio, raccolta dal sindaco Sale, il cosiddetto Testa di Guarda. Uh-huh. Testa di Guarda, perché servirà per le periferie, cioè
sistemare la situazione li riguarda, utilizzando e individuando dei meccanismi che poi siano utili per tutte le altre periferie. Prima avete fatto un riguarda per le periferie, no? Dicendo, a questo, okay, a allora. Questo noi, siccome abbiamo una presenza significativa a Niguarda ormai da un decennio, no? Abbiamo detto bene, il test Niguarda, Confcommercio Comune va per la sua strada, noi non abbiamo alcuna motivazione per metterci dentro, va per la sua strada. Però alla luce della nostra esperienza, diciamo così, periferica, siccome questo test non è un test per Niguarda, ma è un test a Niguarda per le periferie, affianchiamo un'iniziativa che può comunque allargare l'orizzonte, aiutare anche il test Niguarda, ma non solo. E quindi martedì prossimo, giusto? Quindi martedì 25, no, a Niguarda ci sarà il quarto appuntamento, il quarto test l'abbiamo chiamato, che avrà come focus proprio l'organizzazione dell'amministrazione a partire dai municipi. Il tema è municipi enti utili, no, dove chiameremo a raccolta una serie, innanzitutto sono incontri aperti al pubblico, okay. Poi gli argomenti non sono particolarmente attrattivi, no? Perché sicuramente quando promuoviamo i 100 concerti in periferia con 40 cori, la gente viene, no, con più sollecitudine a fare un lavoro di studio e di riflessione, un po' meno. È nell'ordine delle cose, però lo studio e la riflessione ci deve essere, perché appunto i municipi rispetto al territorio della periferia, rispetto all'organizzazione dell'amministrazione comunale, sono strategici. Oggi noi abbiamo degli assessori, finisco solamente con una battuta dicendo questo, a fine anni 90 ci furono tutta una serie di allora consigli di zona commissariati perché non riuscivano a eleggere il loro presidente, furono commissariati da assessori. In particolare in una zona c'era un assessore che aveva tutta una serie di deleghe assessorili come assessore del comune di Milano, e quindi nella zona fece tutta una serie di cose. Positivo. Il commento però che fece lui fa: io riesco a fare queste cose non perché sono il commissario. Commissario della zona, ma perché sono assessore. Allora, questo dal punto di vista dell'amministrazione, dell'impegno del sindaco Sala, no, sulle periferie, è fondamentale. Cioè, se noi non trasferiamo agli assessori che adesso hanno i municipi, ogni municipio ha un presidente e tre assessori, se non trasferiamo quelle possibilità che ha un assessore cittadino di intervenire sulla propria zona, va bene, aspetteremo che la zona venga commissariata, venga un assessore, e che non entra nel giudizio di valore sull'attività di ciascun assessore, diciamo che la struttura organizzativa non è adeguata, è come una bicicletta senza pedali. Bene, vediamo quanto riesce ad andare avanti. Discesa può andare, e non è che dobbiamo stare a vederlo. Abbiamo già il passato che ci dice che così non funziona. Ma soprattutto abbiamo anche 9 presidenti di municipio, tutti e 9 di colori diversi, un po' divisi a mia metà, e tutti si stanno lamentando, nel senso che non è discorso quindi appunto di politico nel merito di quello più bravo o meno bravo. Tutti quanti dicono non abbiamo gli strumenti per lavorare. Allora, ma non è una novità, perché tornando al regolamento del 77, non applicato, poi ci fu un nuovo regolamento nel 1997, dopo 20 anni, anche quello lì è rimasto inapplicato fino al 2016. Nel 2016 è stato fatto il regolamento dei municipi, perché si sono chiamati municipi, perché bisognava cambiare, altrimenti non si sarebbe potuta fare la prossima elezione diretta del sindaco della città metropolitana, che adesso è il sindaco Sala, eletto indirettamente da tutti i consiglieri comunali dei 134 comuni che compongono la città metropolitana. Allora, il regolamento è stato fatto con questo motivo qui, perché c'era questa necessità, ma è funzionale ad altro. Necessità burocratica quasi, una necessità funzionale ad altro. E per quello che dopo 2 anni siamo ancora, invece, come dire, Milano avrebbe, sono ancora altre necessità, i consiglieri e i presidenti di municipio che alzano il dito e dicono: ma scusate, com'è che funziona questa cosa? Il problema è che non è un problema loro, è un problema di tutta la città e chi lavora nelle periferie. Dopodiché finisco su una cosa. Quando uno dice: dove abiti a Milano? Nel quartiere San Leonardo, abito nel quartiere al quartiere Gallaratese, sì. No? Si parla di quartieri.
Però uno può dire anche: io abito nel quartiere del quadrilatero della moda. Allora, un conto è un quartiere insediato nel quadrilatero della moda, un conto è un quartiere insediato nel quadrilatero di San Siro. Quindi dire non chiamiamo più periferie, ma chiamiamoli tutti quartieri, francamente è un non senso, perché quartieri sono già adesso. Il problema è che ci sono quartieri allocati in un Un certo centro. posto della città e quartieri allocati in un altro posto della città, il che non vuol dire che i quartieri allocati in periferia siano per definizione degradato, non è assolutamente vero. Quelli che sono assolutamente degradati sono quelli di proprietà pubblica, no? Di noi, della città di Milano, che teoricamente dovrebbero essere il fiore all'occhiello, no? E E invece sono invece. sempre il luogo del degrado. Quindi parlare, dire non parliamo di periferie, ma parlare di quartieri vuol dire fare del male alle periferie, perché vuol dire non guardarle per quello che sono. Walter, grazie mille allora per il tuo contributo di oggi. Noi ci rivediamo martedì prossimo. Tanti sono i temi che sono rimasti in sospeso, ma vabbè, ne riparleremo. So che appunto sul cavallo di Leonardo abbiamo tanto da dire, ma lo riprendiamo allora settimana prossima perché è un tema importante, interessante, che fa capire anche lì l'ottica del come si può gestire bene o male una periferia. Grazie mille, allora a martedì prossimo. Grazie e arrivederci. Grazie mille a tutti, noi ci vediamo domani sempre qui alle 12.30 con un'altra puntata di Good Morning Milano, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Grazie mille, arrivederci.